In occasione dell'uscita del nuovo disco Come il suono dei passi sulla neve, abbiamo intervistato Zibba, cantautore ligure. Dal palco del Tenco al salotto di Parla con me ci racconta il suo rapporto con la musica e l'importanza di suonare per esprimersi. Vederti, sorridere, è qualche cosa che ha a che fare con il mio cuore. La vita non è fatta da singstare, ci vuole tempo, con i chiodi e una predisposizione ad imparare che per diventare un bravo attore bisogna saper fare anche la parte dello spettatore. Ho iniziato a suonare perché i miei genitori, quando avevo 6 anni, mi hanno iscritto a una scuola di pianoforte, ma non mi piaceva. Io verso i 12-13 anni non avevo niente da fare in casa, avevo questo pianoforte lì, bello, intonso, quasi mai toccato. Ho detto, ma quasi quasi potrei provare a suonarlo questo pianoforte. Mi sono accorto che era una cosa molto bella, molto vicina a me, e da lì a un anno mi trovavo su un palco a suonare il pianoforte con una piccola orchestra blues qui delle mie parti, con la quale poi ho suonato un paio d'anni e che mi ha svezzato e tenuto a battesimo in tutti i sensi, perché a 14 anni cominciavo già a girare con loro per i localini della Riviera e ho imparato molto di quello che è stare sul palco, di quello che è avere un pubblico davanti, della difficoltà di fare questo mestiere, degli orari, dei cachet, di tutto quello che è stato poi la mia croce per tanti anni. Ho iniziato per sfida con me stesso, perché mia mamma mi diceva che ero stonato, che non avrei mai fatto il cantante. Io gli ho voluto dimostrare che non era così. In realtà mi rendo conto che gli stessi sogni che avevo quando avevo 14 anni sono quelli che ho adesso. Mi ricordo che su un'agendina avevo scritto che avrei voluto cambiare il mondo attraverso la mia musica. Forse all'epoca pensavo che cambiare il mondo volesse dire fare grandi rivoluzioni. In questo momento mi rendo conto che cambiare il mondo significa fare pace col tuo vicino di casa quando ci hai scazzato, tendere la mano a chi può avere bisogno, comunque attraverso la musica portare un messaggio di pace, di serenità alle persone che incontri. E questo è il motivo per cui ho iniziato e il motivo per cui continuo a fare musica. Charlie Parker diceva che la musica è il rapporto più intimo che abbiamo con noi stessi. Credo che sia una cosa molto vera, anche perché tutto quello che facciamo durante la nostra vita è musica. Il fatto stesso di parlare è sottolineato da un ritmo, il fatto di camminare, qualsiasi gesto facciamo. La musica mi ha salvato, perché quando ero molto giovane un sacco di tempo lo avrei passato a fare dell'altro, probabilmente a farmi un sacco di cannoni in più e a finire magari a non pensare molto a quello che volevo fare nella vita. A 14 anni mi sono buttato su un palco per la prima volta e ho capito che quello sarebbe stato quello che volevo fare. E credo che per tanti ragazzi, per tanti giovani, sia molto importante l'approccio con la musica, perché la musica ha la proprietà di farti stare in un rapporto, come diceva Parker, appunto, molto intimo con te stesso, con quello che sono i tuoi sogni e i tuoi desideri. Credo che non sia neanche molto importante quello che fai poi con la musica a livello, insomma, di successo, di fama, perché poi in realtà conosco un sacco di persone che suonano per il piacere di suonare, ma che traggono dalla musica un grande piacere. Questo forse nei giovani di adesso si sta un po' perdendo, perché la televisione ci sta abituando e ci ha abituato al fatto che dobbiamo essere tutti un po' rockstar, ma vi posso assicurare che nonostante un po' di successo piano piano io lo stia raggiungendo nel mio piccolo, me lo godo passo passo e comunque sarei felice lo stesso di fare musica, anche se dovessi farla per i miei parenti e amici soltanto nelle sere di Natale attorno al fuoco. La musica è una cosa importantissima e, come ha salvato me, credo che possa salvare tante persone. Non parlo di un salvataggio vero e proprio, ma di una cosa, insomma, filosofica, un po' sottile. Si tratta di un salvataggio dell'anima. Mi ha avvicinato a quello che è il mio io e mi ha dato la possibilità di esprimermi e di portare in giro un messaggio attraverso le mie canzoni e quindi di comunicare con le persone. E credo che una delle cose più importanti in questo momento è imparare a comunicare fra noi e stare insieme, a far sì che l'aggregazione con altri musicisti, con altre persone, ci possa dare un piccolo esempio di quello che è una società perfetta, dove tutti fanno quello che gli piace, dove stanno bene, si vogliono bene, condividono una passione e sognano prima o poi, attraverso quella passione, di migliorare piano piano il mondo che gli sta attorno. Quindi ben venga tutto quello che è fare musica in qualsiasi campo, in qualsiasi luogo,
E se posso dare un consiglio ai giovani, non cedete alle tentazioni della fama, perché sono molto effimere. Quando una canzone piace a voi e piace alle persone che vi stanno attorno, quando una canzone vi emoziona, basta e avanza, è già tanto. E quindi fatelo più per voi stessi e probabilmente arriverà anche.